Ciao ragazzi, oggi facciamo lo spurgo alla leva freno Shimano anteriore. Ho fatto due video separati, vi ho fatto vedere il posteriore, che è la parte più difficile, quello un pochino più scomodo e noioso, infatti non lo fa vedere mai nessuno su YouTube, ve l'ho fatto vedere io. E adesso andiamo a vedere come faccio quello davanti con lo stesso identico modo che ho fatto il dietro, però molto più semplice e più veloce. Procediamo, e sigla. Ho smontato la pinza come ho fatto da dietro, ho smontato le pastiglie, ho inserito la mia siringa senza bolla d'aria, l'ho bloccata con una fascettina sulla forcella. Adesso andremo ad aprire la valvolina di sfiato, mezzo giro. Ho già alzato la leva dei freni, ma ancora ho lasciato il tappino. Andiamo ad agire nel allentare lo sfiato della pinza. Ok ragazzi, vado ad allentare lo sfiato. Non va svitato tutto, mezzo giro. Mezzo giro, un giro di vite. Dopo fatto questo, andiamo a togliere il tappino, la vite che abbiamo sopra la nostra leva freno. Andiamo a togliere, a svitare la vite della leva freno. Come nella vite davanti, ragazzi, abbiamo la stessa situazione della guarnizioncina che spesso rimane all'interno. Dobbiamo toglierla prima che inseriamo la nostra siringa, perché sennò si spacca. Inserire la nostra siringa che fa da bicchierino, diciamo. Avvitatela con molta delicatezza, con molta calma. Sto usando un kit generico. Di solito alcuni mandano l'olio da sopra a sotto, io faccio come tanti altri, lo mando da sotto a sopra perché perlomeno con la forza di gravità riesco a mandare via meglio le bolle e a riempire meglio l'impianto. Ok, dopo aver messo il bicchierino sopra, io inizierò a mandare il mio olio pulito all'interno del bicchierino che ho messo sopra. Allora ragazzi, sinceramente suggerisco lo spurgo di farlo almeno una volta l'anno. Una volta l'anno perché anche se non abbiamo aria, cambiare il liquido dei freni è sempre buona cosa. E fare lo spurgo e mettere olio nuovo significa che i pistoncini lavoreranno bene insieme, avranno una pressione più omogenea. E la frenata sarà più morbida ma più reattiva, insomma, fa bene l'impianto. Dopo aver fatto questo, trovo il mio olio. Vedete? C'è la parte sporca dell'olio. Cosa faccio? A differenza di come ho fatto prima di dietro, qui che sto davanti, che sono più comodo, prendo sempre il mio bicchiere di plastica e vado a svuotare questo olio sporco. Ora mi rimarrà ovviamente ancora l'olio che ho nella siringa, ossia adesso il mio impianto qui, l'olio è tutto nuovo perché abbiamo mandato su l'olio sporco e abbiamo fatto uscire un po' di olio pulito. Pertanto io vado a ripremere il mio olio. Come vedrete, nella mia siringa che ho riempito, ho ancora dell'olio. Ma qui adesso cosa mi trovo?
l'olio praticamente pulito. Adesso per sicurezza, per verificare se nel tubo non ci sono bolle d'aria, non c'è nulla, cosa faccio? Semplice ragazzi, il mio stantuffo me lo rimando sopra, in modo che, vedete le bollicine d'aria come salgono? Perché un pochino rimangono, pertanto rimandandolo sopra, così io sto ritogliendo l'olio alla siringa di sopra, vedete? Le due bollicine che sono salite mi si vanno a, per la forza di gravità, a mettere sopra la siringa. Rimando un po' di olio sopra. Vedete? E mi fermo qua. In descrizione poi vi lascerò il link del kit che uso io. E la siringa sopra che vi farà da bicchierino, il tubicino lo dovete fare corto perché perlomeno non avete bisogno che nessuno ve la regga. Vedete? Adesso ristiro su ed è uscita un'altra piccola bollicina. Rimando giù. E poi ritiro un po' su. Vedete? Ogni volta viene una bolla. È normale perché nei tubi rimane sempre un po', ok? Noi dobbiamo fare questa cosa fino a che non abbiamo più le bollicine d'aria che salgono. Ecco, vedete, già adesso non abbiamo più bollicina d'aria. Abbiamo un po' di olio sopra la siringa che va sempre lasciato un goccio, non bisogna mai portarla a secco. Ma qui adesso, vedete, sulla seconda fase, non abbiamo trovato nessuna bolla d'aria. Pertanto io lo ritirerò su, io so che l'impianto è pieno, vedete adesso? Le bolle sono terminate, ce le troviamo tutte dall'altra parte della siringa, guardate, eh? Faccio vedere. La vedete? Non so se si vede con la fotocamera, ma qua ci stanno le bollicine. Perfetto, tiro un altro pochino su, lascio un po' di olio sopra la siringa sopra, in modo che poi questo olio lo posso andare a riutilizzare, perché tanto, avendo prima travasato la siringa sopra, questo è tutto olio pulito. Per scontato che se vedrete questo video avete visto pure il secondo, però devo mettere anche in prospetto che magari qualcuno vede direttamente questo e quell'altro non lo vede. Ovviamente il bioavidano, che prima di fare tutto questo, attaccare la siringa, tocca mandare indietro con una plastica, con il cacciagomme i nostri pistoncini, portargli pari alla pinza. E bisogna, se non avete esperienza, bisogna bloccare i pistoncini con qualcosa. Io sinceramente dietro l'ho fatto vedere che l'ho bloccato, ma davanti non mi metto a bloccarlo perché tanto so come, insomma, non c'ho bisogno di bloccarlo, dai. Diciamo che se blocca più che altro per la sicurezza, se è la prima volta che si fa. Dopo essere arrivati qui, possiamo andare a richiudere il nostro dado dell'aria, la siringa sopra sempre rimane, io vado a chiudere qui l'aria, lavorate puliti, vado a togliere la mia siringa, vado a rimettere il mio gommino direttamente dentro a dove ho messo la siringa per mandare dentro l'olio. Ok, fino a qua ci siamo. Ok, vado a prendere, tolgo la mia siringa senza nessuna perdita di olio e vado a rimettere l'olio dentro al recipiente Shimano. Ragazzi, mi raccomando, l'olio, questo goccio d'olio che ci avete nel bicchiere che è sporco, non lo buttate nel lavandino o nella tazza. Portatelo a un semplice benzinaio che voi prendete a occhi chiusi, veramente.
Ok, dopo aver staccato la nostra siringa sotto, andiamo a chiudere il nostro clip qua rossa che abbiamo e andiamo a svitare il nostro olio e lo possiamo andare a mettere, tanto è sempre olio pulito, dentro al bicchierino Shimano. Perfetto, chiudetevi subito l'olio Shimano, perché perlomeno se date una botta non rischiate che bigate. Lavorare puliti è tutto, si rimette direttamente nella confezione e si chiude, passo chiuso. Dopodiché ci rimane di mettere la nostra vite sopra il nostro serbatoio della leva. Che cosa vi dovete ricordare? Sempre la guarnizioncina da mettere, che è fondamentale. Un altro passo molto importante, questa vite qui non la andate a mettere dritta per dritta nell'interno del bicchierino del freno. La dovete mettere laterale, perché se la mettete dritta dritta si crea una bolla d'aria. Controllate se l'olio arriva a paro della vitatura della leva freno. Vedete, la inserisco per storto piano piano e la mando dentro e poi vado ad avvitare. Ecco qua. Come potete vedere, ho la bicicletta tutta completamente smontata, perché mi sono messo il disco 203 XT davanti, adesso sto mettendo anche l'XT iStack dietro del 180, perché sulle bici bianchi Tiptronic front dietro non è possibile mettere il 203. Le ho provate tutte. Ok ragazzi, leva freno fatta. È veramente semplice. Io consiglio, ripeto, circa ogni 8 mesi, 7 mesi di fare la pulizia dello spurgo dei freni, o anche se non avete bolle d'aria di mettere l'olio nuovo. Come avete potuto vedere, non ho usato guanti, non mi sono sporcato per niente, sono tutto pulito e via. Io considerate che sto con la bicicletta, come vedete, tutta smontata, non ho neanche le pasticche, perché sono in attesa che mi arrivano pasticche e disco nuovo. Io le pasticche, anche se non si consumano, dopo un po' che si riscaldano, che si utilizzano, si induriscono e potrebbero rovinare il disco. Oppure sentire i rumori metallici che struciano perché non lavorano più bene. Io ogni 3 mesi cambio le pasticche, tanto la spesa non è... Facciamo talmente tante cose a questa bicicletta che cambiare le pasticche frequentemente è una spesa veramente che ci fa risparmiare tanto il rumore e soprattutto ci fa risparmiare il rischio di non graffiare i dischi. Io vi saluto, vi aspetto sul canale, pedala come magna, magnate sempre ma pedalate. Bene ragazzi!